palazzetto dello sport di Martinsicuro. Un ben ritrovati da Peppe Di Giovanni. Sono le 11:30 e la seconda semifinale di questa Final Eight di Under 21 alla Carli Sport Cogianco, che ha appena battuto nel derby laziale la brillante Torino Futsal. Si aggiungerà un'altra squadra, una fra Caos Ferrara e Aosta. Una gara che promette grandissimo spettacolo fra due squadre che fanno della proprietà di palleggio e della classe i loro punti di forza. Andiamo a leggere subito i quintetti con Andrić, allenatore del Caos Futsal, che punta su il quintetto con Tim in porta, Salas, Guilherme, Di Guida e Lucas inizieranno questa gara. Risponde la Osta con Monteleone fra i pali, Pinocchi Fio ed Estetati Shad al servizio di Carvalho Ribeiro. E Urmano, un Carvalho Ribeiro che nei quarti di finale contro il Real Rieti ha praticamente rubato la scena segnando una tripletta, assistito benissimo anche da Pinocchi Fio, giocatore che sa far partire alla grande l'azione da dietro. Il Caos invece si è liberato del blocco stem cisternino, soffrendo non dal punto di vista del gioco, ma nel primo tempo si era conclusa 1-1 la gara, non riusciva a trovare la via del gol per la grande fase difensiva dei pugliesi, ma è riuscito a spedire a casa sia il pullman dei tifosi pugliesi arrivati, sia la squadra del blocco stem cisternino. Una gara importantissima fra Caos Ferrara e Aosta. Chi vince raggiunge la Carli Sport Cogianco nella finale di domani alla Paolo Giovanni Paolo II di Pescara alle ore 10:30. Dicevamo di questa finale, una finale alla quale arriveranno veramente insieme le due finaliste, proprio perché è prevista l'iniziativa Fair Play Futsal, nella quale al termine della seconda semifinale tutte le quattro semifinaliste pranzeranno qui al palazzetto dello sport di Martinsicuro. Poi si avvieranno verso il Pala Giovanni Paolo II di Pescara in pullman insieme, e ci saremo anche noi con il nostro Francesco Puma ad assistere ai momenti di fair play in questa Final Eight Under 21, dove abbiamo visto veramente tanti talenti. E ne vedremo in questa gara, una gara che veramente promette show, gol, spettacolo. Sono due squadre che non rinunciano mai ad attaccare. Il calcio d'inizio sarà affidato alla Osta. Una Osta che comincerà a guidare le operazioni con Carvalho Ribeiro e Esteda Di Sciada. Ha ricevuto Pinocchi Figlio, è iniziata la seconda semifinale della Final Eight di Under 21. Urmano per Carvalho Ribeiro, poi Pinocchi Figlio. Possesso palla, una delle armi migliori della Osta, che ha stradominato, o meglio sta stradominando il suo girone in campionato. Prima nel girone A 60 punti, 20 vittorie, una sconfitta, 177 gol fatti, 53 subiti, in merito dei due protagonisti dell'azione appena interrotta, Pinocchi Figlio e Carvalho Ribeiro. L'appoggio di Guida per il portiere del Caos Team. Pallone che viene riconsegnato alla Osta, che può ricominciare a imbastire l'azione, lo fa con Pinocchi Figlio. Esteda Di Shad. Pinocchi Figlio, incontro Carvalho Ribeiro, eccolo che riceve. Carvalho Ribeiro con la suola, si accentra, scarica su Pinocchi Figlio. Ancora Pinocchi Figlio, rientra in possesso di palla. Due su di lui, Urmano, passa su Lucas. Urmano, movimento profondo di Carvalho Ribeiro. Chiede un fallo, Urmano non viene accordato dal direttore di gara. Aveva chiesto il calcio di punizione l'attaccante della Osta.
di guida, uno dei migliori nella gara con il blocco Stemme Sistarino, ma sicuramente uno dei migliori giocatori in assoluto del Caos Ferrara, che attacca con Guilherme. Eccolo Salas, che ha segnato il gol nel 2-1, subisce fallo da Birocchi Fino. Ed è calcio di punizione, primo fallo quando sono trascorsi 1 minuto e 33 secondi in questa seconda semifinale della Final 8 Under 21. L'arbitro, il signor Botter di Venezia, ha segnato il calcio di punizione qua di lato dal secondo arbitro Zanchi al crono Stelluti di Ancona. Salas di guida, riceve Guilherme. Non c'è fallo di Estedadi Shad che si vola verso la porta. Estedadi Shad viene toccato duro, calcio di punizione da posizione invitantissima per la Osta. Il fallo di Guilherme su Estedadi Shad, protagonista di un importante salvataggio sulla linea nella gara di quarti di finale contro il blocco Stefano Cisternino. Occhio ai vari schemi su calci piazzati della Osta, vedremo se Bilocchi Figlio consegnerà il pallone a Jurmano, che si è posizionato in zona centrale per colpire. Vediamo Bilocchi Figlio, lo schema, calcio in porta, colpisce il muro, ossia la schiena di Salas, che ha anche subito il colpo. Bilocchi Figlio in profondità, la presa sicura dell'estremo difensore del Caos Team. Guilherme di guida, Salas 1 contro 2, si appoggia a Lucas, ancora di guida, qui il pallone che si perde nel nulla con Carvaio Ribeiro, che serve Estedadi Shad per Bilocchi Figlio. C'è Carvaio Ribeiro, profondità, un tiro cross che mette in difficoltà la difesa avversaria. Ci vuole una scivolata attenta di Salas, che mette in fallo laterale. Battuto in out con Carvaio, che serve Estedadi Shad, destro potente, pericoloso di Estedadi Shad, che mette sul fondo. Comincia l'azione del Caos, entrambe le squadre amano gestire la palla, fare gioco. Jurmano sponda per Estedadi Shad, chiama la sfera Carvaio Ribeiro. Jurmano, Bilocchi Figlio, sfida tutti. Carvaio Ribeiro, surplus, allargo su Estedadi Shad, forse una spintarella di Carvaio Ribeiro per prendere posizione nei confronti di Salas. Jurmano per Bilocchi Figlio, finge di andare profondo, invece rimane sul posto Estedadi Shad. Bilocchi Figlio attaccato da Di Guida, serve Estedadi Shad con il tacco, cerca di farla passare, guadagna, no, e dovesse laterare per il Caos. Altra squadra che insieme alla Carole Sport Coggianco ha portato entrambe le rappresentative, sia quella di Serie A che quella di Under 21, nelle Final Four. Lucas difende palla, solito movimento, molto bravo Lucas a muoversi, spalla alla porta, stavolta però viene raddoppiato e perde la sfera Bilocchi Figlio. Sterzo ricomincia, prima squadra del Caos che ieri è riuscita a imporsi in rimonta contro il Montesilvano, lo ha fatto vincendo ai rigori, ma era sotto 3-1, ci è voluta una doppietta di Peric per andare a giocare la semifinale contro l'Asti, ma questa è un'altra competizione con Guilherme e Salas che vogliono la finale, la chiusura di Estedadi Shad. È ripartito Carvaio Ribeiro, pettina il pallone, Carvaio Ribeiro va via un avversario, sopraggiunge Jurmano,
che cerca di schivare gli ostacoli, non ce la fa. Salas di guida, Salas finge di andare profondo, alla fine rimane sul posto, pallone che viene fatto circolare da Mateus in direzione di Guilherme, ancora Mateus deve difendere e col sinistro si appoggia a Tim Guilherme. Salas, Mateus, messo giù Salas quando siamo giunti a 4 minuti 35 secondi di gioco, 0-0 nella seconda semifinale qui da Martin Sicuro, fra Caos, Futsal e Aosta. Dicevamo delle grandi doti offensive delle due squadre, il Caos, se l'Aosta ha segnato 177 gol, il Caos ne ha segnati addirittura 251 nel girone E stradominato, 19 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte. Mateus di guida, Guilherme, Salas, uno contro uno con Estella di Shad, passa Salas, con la palla viene rimpallata più volte, Salas cerca di calciare, non riesce a trovare lo specchio della porta avversaria, raccoglie Monteleone che può far ripartire l'Aosta. Birocchi Fio invoca il pallone Carvaio Ribeiro, alla fine si passa da Pellegrino che è entrato in campo. Pellegrino viene fermato, occhio alla ripartenza con Mateus, sul destro Mateus, Monteleone in due tempi, la prima grandissima occasione della gara per il Caos Ferrara con Mateus. Ancora la spada in maglia rossa con un tiro da fuori che viene respinto e messo in corner, bella giocata di Pedro Brevilinio. Seconda chance per il Caos. Dimostra di avere anche grandi tiratori dalla distanza di fronte a un palazzetto dello sport di Martin Sicuro gremito dai bambini di 5 scuole, 210 piccoli studenti innamorati, appassionati del grande futsal. Carvaio Ribeiro in mezzo a 4 circondato, alla fine la perde Miro Chefeo. Ricordiamo il programma della giornata, non finisce qui né a Martin Sicuro né a Pescara né a Chieti, perché intanto c'è il destro di Gabriel che viene respinto da Monteleone, poi Estela di Shad in azione di disimpegno, è bravo a trovare Carvaio Ribeiro che a campo però aspetta quasi il ritorno degli avversari per attrarli a sé e la perde. Occhio a Mateus, indecisione con Mateus che non riesce ad agganciare questo pallone, velo perfetto di Pellegrino, poi lo scambio che favorisce Carvaio Ribeiro che calcia alto, il lancio lungo su di guida, buono il controllo ad accentrarsi Pedro. Mateus di guida, si fa vedere Gabriel, eccolo che riceve profondo Gabriel, grande finta interna Gabriel. Pedro non arriva su questo pallone per la copertura preventiva in chiusura di Lopez Peña. E rimessa laterale per il Caos, dicevamo, programma della giornata che continua qui a Martin Sicuro con il pranzo di tutte e quattro le semifinaliste. Le due finaliste in pullman arriveranno in finale, arriveranno alla Pala Giovanni Paolo II di Pescara, dove domani alle 10.30 giocheranno la finale, mentre al Pala Santa Filomena di Chieti oggi dalle 14 in poi quattro quarti di finale femminili. Apre il kick-off Milano contro la SS Lazio, a seguire tutte le altre sfide incertissime, emozionantissime, con una Serie A Elite sempre più
più appassionante. Occhio però al break del caos con Pedro. Pedro fino in fondo, calcia in porta e trova la deviazione di Lopez Peña, che esulta per questo salvataggio che praticamente vale un gol. Dopo il corner vi parleremo del programma, sempre con diretta streaming della divisione calcio a 5. Carvalho Ribeiro, il pallone affidato a Pellegrino, che non riesce a gestire questa sfera. Dicevamo, sempre con la diretta streaming della divisione calcio a 5 alle 16, in ebria lupe contro i Talca Real State, che deve difendere lo scettro conquistato un anno fa. Poi sfida fra due nobili in crisi, fu la finale scudetto dell'anno scorso, Loggia Vernici Lazio, Ternana, e poi alle 20 chiude Montesilvano contro Isolotto Firenze, mentre questa gara è ferma sullo 0-0, la seconda semifinale fra Caos Ferrara e Aosta, valida per la Final 8. Under 21, 0-0, sono trascorsi 7 minuti 45 secondi sul cronometro. Ha fatto di più il Caos, si è difesa con molto ordine la Osta fino a questo momento. Due falli commessi dalla squadra in maglia blu, uno dal Caos. Servizio profondità per Carvalho Ribeiro, che si gira. Ancora Carvalho Ribeiro, resiste all'attacco di Gabriel, scucchiaia verso Birocchio Figlio, che lascia lì la sfera. Ripartito Mateus, largo c'è Gabriel, Mateus, non c'è fallo. Carvalho Ribeiro, uno contro due con Pedro. Carvalho Ribeiro si allarga, pesca un gol, pesca un jolly bellissimo. Carvalho Ribeiro, che ha cercato il suo destro, ha trovato l'angolo lontano e la Osta passa con il quarto gol nella Final 8 del numero 10. 8 minuti e 25, il quiz di Carvalho Ribeiro. Che giocatore, che giocatore. Lascia il campo a Charrier, altro break stavolta di Pellegrino, si è buttato dentro Charrier, la copertura di Salas. Caos in svantaggio, aveva creato la squadra di Ferrara le occasioni più promettenti fino a questo momento, ma il guizzo del fuoriclasse ha portato avanti la Host. Buona giocata di Lucas, che colpisce il palo, poi Gabriel a rimorchio, una deviazione, sarà corner per il Caos. Bellissima giocata di Lucas, che è riuscito a trovare lo spazio per il tiro in un fazzoletto. Non è corner per il Caos, si riprende il gioco con la Osta in possesso palla. Birocchio Figlio, imprescindibile nello scacchiere. E la squadra allenata da Rosa. Salas di guida, ancora Salas. Buona chiusura da parte di Lopez Peña. Salas, mentre il nostro speaker Francesco Pasquali arringa la platea qui presente alla Palazzetto dello Sport di Martinsicuro, quando siamo giunti quasi alla metà del primo tempo, 9 minuti e 31 trascorsi con la Osta in vantaggio sul Caos Futsal nella seconda semifinale della Final 8 Under 21, grazie al gol bellissimo di Carvalho Ribeiro. Lucas Guilherme di guida, si accentra, c'è Guilherme, movimento profondo di Lucas, tiro rimbattuto, c'è Birocchio Figlio, il pallone di Charrier, poi Urmano Murato, Urmano insiste, ingabbiato da Di Guida e Lucas. Di Guida per Salas, c'è dentro Lucas, Salas resiste, Salas giù, non c'è fallo, sì. Calcio di punizione per il Caos.
fallo commesso dalla Aosta, è il terzo fallo per la squadra di Rosa, un fallo ben speso perché Sanas stava cercando lo spazio per il tiro, si appoggia a Di Guida, c'è Guilherme, poi Di Guida, allora Lucas. Fermato in out battuto da Guilherme. Di Guida chiama lo scambio al compagno, poi preferisce Sanas. Sanas con la suola, ancora Sanas, insiste verso Lucas, poi Guilherme, c'è Di Guida avanti su Lucas, quello viene trascinato, Miro Ghifio, Esteda di Shadda con il fisico, poi perde una palla che può diventare sanguinosa, Lucas, ottima parata di Monteleone, chiede scusa Esteda di Shadda per la palla persa, seconda occasione per Lucas dopo il vantaggio di Carvalho Ribeiro. Lucas bravissimo a tenere alta la squadra. Bravissimo a smarcarsi sempre per il tiro. Un caos che comunque ha avuto le sue chance e che probabilmente, anzi sicuramente, non merita questo svantaggio che è maturato. Forse il pari sarebbe il risultato più giusto, ma la prudenza di Carvalho Ribeiro, che adesso è entrato in campo, sta facendo pendere la sfida in favore della Aosta. Steda di Shadda, il pallone schizza e viene recuperato da Lucas. C'è Di Guida, Lucas, poi Esteda di Shadda, il pallone si perde, viene recuperato da Guilherme, sterzata Guilherme, Monteleone in calcio d'angolo. Del caos al gol subito, buonissime le giocate prima di Lucas, adesso di Guilherme, un caos che raramente si è trovato in svantaggio nel corso di questa stagione, si è trovato in svantaggio con il blocco stem cisternino per il gol di Semeraro, occhio alla puntata di Sanas con Esteda di Shad che mette fuori dopo la deviazione di Urbano. Guilherme, Mateus viene incontro, si appoggia a Di Guida, suggerimento a largo per Siago, eccolo Siago che sfida Esteda di Shad, guadagnando un corner, battuto da Thiago, Mateus viene anticipato, poi Guilherme da fuori, Thiago, Guilherme, Di Guida, Guilherme, deviazione in angolo, ma da 3 minuti abbondanti il caos è stabilmente nella metà campo avversaria. 12 minuti 52 secondi sul cronometro di questo primo tempo, l'Aosta è in vantaggio 1-0, ma Mateus prova con una volée, time out chiesto dal tecnico dell'Aosta Rosa, l'Aosta in vantaggio 1-0 sul Caos Futsal.
Riprende il gioco con il Caos che ha appena riconquistato il pallone. Siamo in diretta streaming da Martinsicuro. 13 minuti 8 secondi sul cronometro. Caos Futsal in svantaggio contro l'Aosta per il gol di Carvalho. Ribeiro nel pareggio, arriva con Thiago che evita due avversari e in maniera caparbia con la punta fuori equilibrio trova il gol dell'1-1. 13 minuti 16 secondi ha segnato il numero 7. Era nell'aria perché la pressione del Caos negli ultimi minuti si era fatta sempre più insistente. Lo avevamo detto, questa semifinale prometteva spettacolo e stiamo vedendo un grande spettacolo. Pellegrino, Biro che fio. Esteda di Shadda. Si muove Carvalho Ribeiro, c'è Pellegrino. Eccolo Carvalho. Mateos lo affronta regolarmente, è rimasto però giù Carvalho che si tocca la gamba sinistra e sembra piuttosto dolorante. Ha bisogno di essere soccorso. A terra Carvalho Ribeiro. Noi ci risentiamo alla ripresa del gioco. Riprende il gioco con il Caos che ha provato una transizione offensiva a favorire Mateos. Il pallone però non è arrivato al numero 11 del Caos che è andato a segno con il blocco esterno cisternino con una buona azione a evitare il portiere. Servito Guilherme sulla corsa, l'intervento di Esteda di Shad pulito, non con le braccia come reclamavano i giocatori del Caos. Ferrara. Mateus Guilherme, profondo movimento di Mateus. Mateus si mette nelle condizioni di calciare col sinistro, col suo piede, ma viene chiuso da Monteleone. Ripartito Carvalho Ribeiro, uno contro tutti. Pellegrino in mezzo per Esteda di Shad, poi Mateus. Pedro Birocchi Fio, si è allargato Carvalho Ribeiro, eccolo che riceve. Vediamo cosa inventa Carvalho Ribeiro. Viene costantemente raddoppiato e triplicato il numero 10 dell'host. Eccolo servito, anticipo netto, Mateus in avanti su Thiago. Bellissima scivolata di Pellegrino, straordinario, ancora Pellegrino. Carvalho Ribeiro. Battuto il fallo laterale con la circolazione di palla dell'Aosta che è uscita dopo il forcing del Caos. Superato il quindicesimo, 15-07 in questo primo tempo, 1-1 fra Aosta e Caos Futsal, frutto dei gol di Carvalho Ribeiro e poi il pareggio del Caos di Pedro. Mamma mia che grande azione, che azione bellissima del Caos con Mateus che ha innescato Gabriel il tacco che era forse un servizio di ritorno, comunque è uscito a fil di palo e il Caos sfiora il sorpasso di Guida. Serve Tim, avanza Tim, il lancio è un po' troppo lungo per il movimento di Lucas, rientrato in campo Birocchi Fio.
Pellegrini. Carvalho, Ribeiro non riesce a tenere il pallone in campo. E sarà out per il caos che ricomincia da Salas. Lo chiude Esteban di Shad. Scusate, Pellegrino che non riesce a mantenere il pallone in campo. C'è Gabriel. Tanti gli stranieri del caos, così come nella stabilità di figlio Carvalho Ribeiro. La finta di Lopez Peña che viene fermato in out. Lopez Peña, servizio per Carvalho Ribeiro in avanti, la chiusura di Lucas, poi Salas con la testa. Gabriel, Pedro, grande tecnica, Lucas verso il centro, anticipo di Carvalho Ribeiro che trasforma l'azione da difensiva in offensiva. Transizione di Carvalho Ribeiro, c'è Pinocchi Fio, è schizzata la partita, è intervenuto Pedro che mette in fallo laterale, battuto subito per Pellegrino che con l'interno destro non va molto lontano dal pallone, la porta difesa da Monteleone. In avanti su Lucas, in mezzo a tre, servizio di Salas che si perde nel nulla. 16 minuti e 29 secondi in questo primo tempo della seconda semifinale della Final 8 Under 21. Bisogna decidere chi affronterà la Carli Sport Coggianco, qualificata nel derby, è vittoriosa nel derby con la brillante Torino Futsal grazie ai gol di Pulvirenti e Pascal. Carvalho, ancora lui, gran palla di Carvalho Ribeiro a beneficio di Pellegrino che viene fermato da Monteleone. Ancora Pellegrino, scusate, da Tim. Pellegrino va vicino al gol del 2-1 due volte nello spazio di 15 secondi. E riparte il caos che ha rischiato in queste due circostanze. Qui Gabriel, una leggerezza di troppo. Carvalho Ribeiro, il tocco per Lopez Peña. Si spegne sul fondo il suo tiro. E ricomincia a macinare il gioco il caos. Occhio però a Carvalho che recupera un altro pallone. Per un attimo Salas, insiste Salas e si immola uno contro tutti. Pinocchi Fio, battuto l'out. Giallo per Pellegrino che non ha rispettato la distanza. 17 minuti e 25 secondi, è il primo ammonito della gara. Out in favore del caos. Che può organizzare gli ultimi attacchi di questo primo tempo. Gabriel. Pedro verso Tim, poi Pinocchi Fio, Lucas su di lui. Eccolo Pinocchi Fio. Esce bene dal forcing, si appoggia sempre su Carvalho Ribeiro la osta. Eccolo, Carvalho, Carvalho, tutto di suolo. Elegantissimo per Pinocchi Fio. Si è buttato dentro Carvalho. Il servizio è fuori verso Pellegrino. Destro alto. Il rinvio in avanti verso Lucas. Che viene anticipato. Fallo laterale battuto con il destro di Gabriel che si spegne a fondo campo. 18 minuti esatti di gioco, 3-2 il computo dei falli, 1-1 il punteggio fra Aosta e Caos. Ferrara, prima Carvalho Ribeiro, poi Thiago Esteda di Shad. Prova la conclusione, viene respinta dal
Salas, che porta il suo stesso numero, il 3, sulle spalle. Servizio fuori per Miro Chifio, eccolo Carvalho Ribeiro. Miro Chifio si è buttato dentro, Carvalho Ribeiro ha ricevuto bene Pellegrino. Carvalho Ribeiro in mezzo a 4, Carvalho chiuso, è ripartito Lucas. 1 contro 3, non ha sostegno, lo trova in Salas. Eccolo Salas, un po' telefonata la sua giocata. Carvalho Ribeiro, oltre a essere abile in zona gol, si dimostra sempre bravissimo a capire le giocate degli avversari. Ha intercettato 2 o 3 palloni che stavano per diventare veramente sanguinosi per la difesa avversaria. Di guida per Salas. Che trova l'opposizione avversaria, il pallone termina in fallo laterale, battuto dal caos da Gabriel, fuori verso Di Guida. Buon servizio verso Lucas, la chiusura estesa di Shad, intervento pulito e perfetto di Gabriel, se ne va Lucas. Carvalho Ribeiro, un'anguilla su questo pallone. Miro Chifio, c'è ancora Carvalho Ribeiro che può essere servito. Mancano 56 secondi al termine della prima frazione di gioco. Gestisce il possesso palla la Osta, lo fa con Miro Chifio verso esterna di Shad, affrontato regolarmente da Lucas. Allora c'è Salas, Salas si autolancia, Carvalho Ribeiro, vediamo che inventa, è andato via, scivolata perfetta di Lucas sul pallone, si prosegue a giocare con Di Guida, il calcio largo. 1-1 il punteggio a 34, a 35 secondi della prima frazione di gioco. Matheus fuori per Di Guida, adesso Salas, sbaglia Salas, un pallone telefonato raccolto da Miro Chifio. Carvalho Ribeiro si è buttato dentro Miro Chifio, il servizio esterno per Esteda di Shad, deviato un po' da tutti, l'ultimo tocco è da Miro Chifio. 19 prima del lo scoccare nei primi 20 minuti effettivi di gioco. Controfallo battuto con il pallone in movimento da Salas, questo out. 15 secondi al termine della prima frazione, forse l'ultimo attacco della Osta con Charrier che si affida a Miro Chifio. C'è Carvalho Ribeiro sulla orizzontale di Miro Chifio, fuori per Yurmano. Yurmano, secondi al termine, battuto da Miro Chifio, poi il rilancio di Tim e la sirena indica la fine del primo tempo. 1-1 fra Caos Ferrara e Aosta, andata in vantaggio la formazione di Rosa con Carvalho Ribeiro, il pareggio di Thiago al termine di un'azione insistita. 1-1, ci risentiamo fra poco.
iniziata la ripresa in questo istante fra Caos Ferrara e Aosta, 1-1 al termine dei primi 20 minuti effettivi di gioco. I gol segnati per l'Aosta da Carvalho Ribeiro, per il Caos da Thiago. Seconda semifinale che deciderà chi farà compagnia alla Carli Sport Cogianco. Chissà se dovesse qualificarsi il Caos, se non si possa vedere addirittura la stessa finale sia in Under 21 che in Serie A. Però non sono d'accordo né l'Aosta per quanto riguarda l'Under 21 né Pescara. E Asti per quanto riguarda la Serie A. Urmano, Birocifio, ancora Birocifio, riceve da Shad. È ripartita l'Aosta con il quintetto che ha lanciato nel primo tempo, mentre nel Caos due modifiche rispetto a coloro che avevano iniziato la gara, con Mateus e Thiago in campo dall'inizio in questo secondo tempo al posto di Guida e Lucas. Guilherme, Di Guida, eccolo rientrato. Non è rientrato Di Guida, era al posto di Salas, che è seduto in panchina in questo istante. Primo fallo della ripresa dell'Aosta, con Thiago che riprende il gioco, serve Di Guida, allargo su Guilherme, poi Mateus appoggia ancora su Di Guida, 1-2 cercato Mateus, Guilherme, buona chance per il Caos creata dal movimento perpetuo dei suoi giocatori. Urmano, Esteda di Shad, tiro che figlio, Esteda di Shad, Urmano può sfidare in uno contro uno Guilherme. Non c'è spazio, si appoggia nuovamente a Birocifio che imposta l'azione da dietro come sempre gli capita. Carvalho Ribeiro su quest'asse, l'Aosta ha schiantato il Real Rieti vincendo 9-5 e qualificandosi a questa semifinale. Carvalho Ribeiro pensa al tiro per un attimo, poi cede a Birocifio, si butta in profondità Carvalho Ribeiro, Urmano, Vero che figlio, Carvalho Ribeiro, ottima giocata in sinistro, termina l'arco. Esteda di Shad va a battere il corner appoggiandosi a Vero che figlio, ancora Esteda di Shad la puntata che termina l'arco. Servizio in avanti di Tim a cercare l'ottimo aggancio e il sinistro di Thiago, non è il suo piede e lo dimostra in questa circostanza. Thiago da una parte, Thiago e Pedro nel Caos sono due brevi linee molto pericolose che possono sfruttare il baricentro basso per mettere in difficoltà la difesa avversaria. Quando siamo giunti al terzo minuto di gioco nella ripresa, 1-1 fra Caos Futsal e Aosta in questa diretta streaming, in questa sesta partita della Final 8 Under 21, la penultima, la seconda semifinale. Deve ancora invece iniziare il programma della Final 8 femminile oggi da Chieti, dal Pala Santa Filomena, 4 quarti di finale alle 14, alle 16, alle 18 e alle 20, 6 dirette streaming. È la giornata più ricca di gare, quella del venerdì, ben 6 partite, saranno 5 invece quelle di domani sabato. Domani giornata imperdibile, 5 partite, 2 semifinali maschile, 2 semifinali femminili, una finale Under 21, la prima gara della giornata alle 10, sempre tutto da Pescara, mentre il pallone schizza su Lopez Peña che ha la prima grande occasione del secondo tempo, quasi casuale, col sinistro mette alto Mateus,
non riesce a tenere il pallone che aveva agganciato con il petto. Birocchi Fio su Lopez Peña, ancora Birocchi Fio, gioco di gambe per uscire dal forcing, c'è Mateus che lo viene a prendere alto, si appoggia su Lopez Peña, c'è Carvalho Ribeiro, poi Pellegrino, si trovano a memoria i giocatori della Osta, alla fine Pellegrino perde questo pallone che viene riconquistato in combo da Mateus Guilherme, girato su Di Guida, appoggiato su Salas e scambiato con Di Guida. Mateus, Salas, sfida Carvalho Ribeiro, i due smanacciano, poi l'intervento in scivolata da parte di Lopez Peña che mette in fallo laterale. Salas fuori per Di Guida, pensa al destro, Salas, risponde il caos subito prontamente con l'occasione di Salas sventata da Monteleone. Prima era stato Lopez Peña ad avvicinarsi al gol per la Osta, adesso Salas ha avuto una ghiotta chance. In possesso palla con Salas, Di Guida, pallone verso Lucas che calcia con il destro colpendo il suo sinistro, innescando il contropiede della Osta, subito stroncato Salas, interessante 2 contro 2, Salas verso Guilherme, Guilherme, parata comoda per Monteleone che mette in out. Guilherme su Lucas, buon movimento, cercava di eludere l'anticipo di Birocchi Fio, poi termina al suolo Lucas e ricomincia l'azione nella Osta. Birocchi Fio, e scheda di Shad, fermato, finisce in out la sfera con Charrier che ricomincia il gioco da Esteda di Shad. Birocchi Fio, Pellegrino si è buttato dentro Esteda di Shad, la chiusura di Salas che adesso sfida tutti, salta Pellegrino, rientra bene Charrier, poi Birocchi Fio, fase confusa e convulsa nella partita nella quale ci sono tanti errori da ambo le parti. Lucas prova a mettere un po' di ordine, alla fine esce la Osta vincitrice da questo batte e ribatti, lo fa con Esteda di Shad e Charrier in spaccata largo. Birocchi Fio in vantaggio su Lucas, 2 su di lui. Birocchi Fio deve uscire dal pressing, lo fa con grande personalità, bravissimo il numero 2, occhio al passaggio rischiosissimo di Esteda di Shad con Pedro che aveva intercettato la sfera, mentre c'è un fallo, il secondo in questa ripresa della Osta. Sono passati 6 minuti e 15 secondi dall'inizio del secondo tempo, il punteggio è ancora di 1-1. Di Guida cede indietro al suo portiere, in avanti verso Lucas, pulito l'intervento di Pellegrino che era completamente da solo. Esteda di Shad controlla il rimbalzo del pallone e si accontenta del fallo laterale, 6 minuti 40 secondi, 1-1. Si può parlare di sostanziale equilibrio in campo, anche se in termini di occasioni il caos ha fatto qualcosina in più. Jurmanò in avanti, non riesce a trovare Charrier, poi la palla resta lì ancora Charrier, si gira a spalla alla porta, Charrier non riesce a trovare lo spazio per il tiro, guadagna il massimo che poteva ottenere in questa circostanza, ossia un out. Birocchi Fio in avanti su Jurmanò, fallo laterale battuto dal
risposta di Guida. Jurmano. Biroghi Fio. Charrier. Chiusura buona da parte di Pedro. Poi Charrier all'arco sul destro scagliato da fuori da Jurmano. Rinvio lungo di Monteneone. Il pallone si spegne a fondo campo. Biroghi Fio. Jurmano fermato bene da Gabriel. Da questi a Lucas. Arriva Pedro. La chiusura in di Charrier. Il tunnel di Pedro. Ancora Pedro. Bellissima giocata del numero 10 che guadagna il corner. 7 minuti 55 secondi. La Osta riparte con Biroghi Fio. Biroghi Fio dentro per il vantaggio firmato da Pellegrino. Grande transizione di Biroghi Fio dentro per Pellegrino, sinistro appoggiato sul palo, finisce in gol. 7 minuti, anzi scusate, 8 minuti, 2 secondi. Aosta nuovamente in vantaggio. Mateus. Fra Lucas e Pedro. Pallone largo. Recuperato da Mateus. Servizio in direzione di Gabriel. Ancora Mateus. Per Tim che calcia verso la porta. Non la trova. Non deve nervosirsi il caos, c'è tutta la gara ancora da giocare. 11 minuti e 34 alla fine di questa seconda semifinale della finale di Thunder 21, con la Osta che è tornata in vantaggio grazie al gol di Pellegrino, molto abile a sfruttare un assist di Biroghi Fio. Ribeiro restituisce il pallone al caos che adesso deve nuovamente rimontare. Lucas, pallone che si spegne a fondo campo e la Osta può ripartire da Charrier. Biroghi Fio, leader difensivo ma anche offensivo di questa squadra. Carvalho Ribeiro. Lo ha chiuso Gabriel. Che ha ottenuto la rimessa laterale. Mateus. Lucas. Adesso Thiago. Uno contro uno con Carvalho Ribeiro. Poi Lucas. Molto chiusa la Osta adesso. Giustamente. Biroghi Fio. Con intelligenza. Prima lascia sfilare. Poi capisci che non può più. Fa scorrere il pallone ma alla fine l'ultimo tocco è il suo, la rimessa laterale è per il caos. Battuta la rimessa laterale con Mateus. Adesso Lucas non riesce a passare. Biroghi Fio. Carvalho Ribeiro in avanti, lo stop di petto perfetto di Lucas. Poi Carvalho Ribeiro, uno contro uno con Mateus.
Giallo per Mateus che affronta regolarmente Carvalho Ribeiro, battuta troppo rapidamente la punizione. Deve esserci il fischio dell'arbitro. Secondo ammonito Mateus dopo 9 minuti e 30. Si è preso questo cartellino giallo. Ammonito il numero 11 del Caos. Adesso ovviamente la Osta ha tutto l'interesse per rallentare i ritmi. Primo ammonito del Caos, Mateus. Un Caos che attacca adesso con lo stesso Mateus, fuori verso Gabriel, adesso Thiago, cercato Mateus, la chiusura di Carvalho Ribeiro, duello molto fisico con Gabriel, il fallo di Carvalho Ribeiro, terzo fallo per la Osta quando abbiamo superato la metà della ripresa e mancano 9 minuti e 53 per le speranze del Caos sotto di un gol contro la Osta. Il destro di Gabriel respinto da un attentissimo. Monteleone. Azione sulla sinistra della Osta con Charrier che cerca di innescare Pellegrino, raccoglie Pirocchio, uno contro uno, Carvalho Ribeiro chiuso. Poi Pirocchio, cercato Carvalho Ribeiro, fuori verso Pellegrino, il tiro verso la porta che spaventa per un attimo Tim. Finisce l'arco, Tim che riparte da Guilherme, Mateus. Incontro nuovamente a Guilherme, adesso Salas, c'è Mateus che cerca di innescare Guilherme ma non lo trova, è ripartito Carvalho Ribeiro, Carvalho Ribeiro in surplus, gli scippa il pallone Mateus che poi finisce giù, quarto fallo per la Osta e Pellegrino si prende il secondo giallo della sua partita e viene espulso al minuto 11 e 18. Pellegrino in questo momento il match winner, lascia il campo. Undicesimo minuto e 18 della ripresa. Doppio giallo per Stefano Pellegrino. Inferiorità numerica può essere un momento chiave nella gara. Nasce tutto da un errore in palleggio rarissimo di Carvalho Ribeiro. Bellissima giocata di Mateus che si fa far fallo dall'unico uomo ammonito in una partita correttissima. L'altro era proprio Mateus. E così il Caos può beneficiare della superiorità numerica. Calcio di punizione per il Caos Ferrara, che ha un uomo in più, ma ha segnato un gol in meno, 1-2. È proprio Pellegrino che sta portando i suoi in finale. Fino a questo momento salterebbe l'eventuale finale per questo rosso. Sinistro che colpisce l'uomo in barriera due volte, Jurmano, poi Mateus al centro. No. Il gioco riprende dalla Osta, non è valido il gol del Caos, aveva già fischiato prima il direttore di gara. Il Caos ve lo vuole concretizzare la superiorità numerica. Si affida a De Guida. I tre uomini di movimento in questo momento nella Osta sono Estetati, Shad, Jurmano e Pirocchio. Guilherme. De Guida. Guilherme. La fa girare per Mateus.
È entrato Thiago, che con la sua velocità può dar fastidio. Monteleone, Birocchifio, bravissimo sulla pressione di Mateus, bravissimo Birocchifio, poi però esagera, la perde, subisce il fallo. Birocchifio, già battuto il calcio di punizione. Birocchifio, grandissima palla per Jurman. Si passa da Mateus, che da destra deve convergere. Telefonato il suggerimento, la chiusura di Jurman, alimenta l'azione team. Poi Mateus. Monteleone a cercare Jurman, che non può tenere vivo questo pallone. 7 minuti e 28 alla conclusione di questa seconda semifinale. Estela di Shad può cercare profondo Jurman, si è mosso a destra Birocchifio, Jurman viene chiuso, Loris di guida se ne va sulla fascia destra, ancora di guida, la tiene. Estela di Shad, Birocchifio ancora a proteggere il pallone, stavolta glielo scippano. Gioca con l'esperienza di un quarantenne Birocchifio, veramente. Di guida dal limite, chiuso da Carvalho Ribeiro, appena rientrato Carvalho Ribeiro con Di guida, fallo, quinto fallo della Aosta, che adesso ha anche esaurito il bonus, ma la superiorità numerica del caos non si sta concretizzando. Time out per il caos futsal, che deve organizzare gli ultimi assoli. È ripreso il gioco. Con il caos in possesso di palla, Salas per Lucas, che non riesce a farla passare. La chiusura di Carvalho Ribeiro con i denti, la Aosta aggrappato a questo vantaggio. Ha esaurito il bonus falli. È con un uomo in meno. Dopo l'espulsione di Pellegrino. Ristabilita la parità numerica con il rientro in campo di Lopez Peña, non è riuscito il caos Ferrara a concretizzare la superiorità numerica dopo l'espulsione di Pellegrino. Match winner con il gol del 2-1 almeno fino a questo momento. Il corner battuto da Thiago. Non arriva a Salas, si deve ripetere. Tim si spinge in avanti, vuole creare una nuova superiorità numerica. Tim ancora per Di guida, insistono i due. Lucas Di guida, ancora Lucas, affrontato da due uomini, fallo. Tiro libero per il caos, tiro libero per il caos. Un tiro libero che
mentre polemiche in panchina con l'espulsione del tecnico rosa della Aosta. E Salas che può sfruttare l'esaurimento del bonus falli per riequilibrare una gara che aveva già pareggiato nel primo tempo il caos con il guizzo di Thiago e che poi si è rimessa male. Sesto fallo della Aosta, 6 minuti e 12 ancora da giocare, è partito Salas, neutralizza Monteleone ed esplode di gioia tutta la panchina della Aosta che sta rimanendo aggrappata a questa vittoria. Salas, adesso la partita si infiamma con il pallone a largo verso Thiago. Thiago non riesce a passare, dentro c'è Lucas, fuori di guida. Non è riuscito il caos a concretizzare né la superiorità numerica né questo tiro libero, i rimpianti aumentano. Thiago se ne va, è finito il campo. Colpo di testa perfetto, è incredibile il gol del 3-1 di Lopez Peña, un mattone fondamentale sulla partita per l'Aosta, la sponda di Carvalho Ribeiro, il sinistro rasoterra di Lopez Peña, 3-1 nel momento di grande sofferenza. L'Aosta tira fuori tutto il suo cuore, ammonito Lopez Peña, ma conta poco, conta di più il vantaggio al minuto 15 e 15, o meglio il gol del 3-1, 3-1 per l'Aosta. Minuto, scusate, 14 e 15 della ripresa, il gol di Lopez Peña. Team va a creare la superiorità numerica per un caos che adesso è disperato, deve cercare il gol che può riaprire nuovamente la gara dopo tante occasioni fallite, il tiro libero. Tante le occasioni fallite per il caos, Pirocifio qui prova una finezza di troppo, finisce a terra, si fa male da solo, crampi per lui. Il 3-1 di Lopez Peña segnato al minuto 14 e 15 è stato veramente un fulmine a ciel sereno per il caos che aveva, le aveva provate tutte e aveva sbagliato anche il tiro libero con Salas, tiro libero parato da Monteleone, un Lopez Peña che è stato anche ammonito dopo il gol. Gol arrivato sulla sponda di Thiago Ribeiro. Grande parata di Monteleone sul tiro libero di Salas. Mentre Lopez Peña con il piede sbagliato con il mancino al minuto 14 e 15 ha concretizzato l'assist di Carvalho Ribeiro. 5 minuti e 9 secondi alla fine. Espulso anche il tecnico dell'Aosta rosa dal direttore di gara in una finale nel quale sta veramente succedendo di tutto. Estera di Shad non riesce a farla passare, di guida molto arrabbiato il caos
poteva raddrizzare questa partita, ne ha ancora la possibilità. Mancano 4 minuti e 46 secondi, ma la Aosta conduce adesso 3-1. Jurmanò si trascina il pallone in fallo laterale, battuto Lucas, si gira, Lucas non ha la forza di andare via, e Stella Dishad, preziosissimo in fase di copertura, mette in fallo laterale. Laterale battuto da Salas, c'è Di Guida, adesso Tim Mateus, Di Guida, nuovamente Mateus, eccolo Di Guida, si passa da Tim, no, da Mateus, Salas, Salas dentro, la chiusura perfetta di Jurmanò, poi Esteban Dishad prova a difendersi col corpo, Salas in mezzo a due, Salas cerca di passare, finisce a terra, non c'è il fallo. Una Aosta che deve stare attenta anche a non commettere nuovamente falli. Altro contatto, qualche protesta, pallone verso il centro, la chiusura perfetta, poi Esteban Dishad prova a giocare con cronometro, Esteban Dishad è finito a terra. Adesso c'è qualche polemica, la partita si è accesa del tutto. Un caos, veramente. Tanto da recriminare. Tim da fuori, gran tiro di Tim che impegna Monteleone, bravissimo a sventare in corner. Insiste il caos quando mancano 3:40 alla fine, due gol da rimontare. Si passa da Tim. Adesso Salas. Fuori da Mateus. Di Guida. Mateus, destro, doppia deviazione, Salas, Mateus! Dell'arbitro, rosso diretto per Salas, nervosissimo questo finale, scaglia via il pallone, espulso Salas al minuto 16:35. Partita incredibile in questo secondo tempo. Adesso la superiorità numerica è per la Aosta. Lascia il campo Salas. Le ultime disposizioni del tecnico Andrejc per una squadra che adesso è sotto di due gol, sotto anche di un uomo. Birochefi, Lopez Peña, Jurmanò, può tenere palla alla Aosta, può giocare col cronometro. Lopez Peña cerca di passare, alla fine viene chiuso. Lucas, il pallone schizza, lo tengono i giocatori della Aosta, poi non si passa. Gier in avanti su Lucas, va via Lucas con un ottimo spunto su Carvalho Ribeiro, ancora Lucas, rimane in piedi Lucas, si è inventato un gol bellissimo con il sinistro, ha riaperto la partita 2-3, ha fatto tutto Lucas, 17:08 sul cronometro, incredibile come il caos non abbia sfruttato la superiorità numerica, ma in inferiorità numerica segna il gol del 3-2. Calo di tensione della Aosta che incassa il gol di Lucas al termine di un'azione bellissima con almeno 4 sterzate e controsterzate, poi con il sinistro pesca l'angolo lontano e fa 2-3. 2 minuti e 44 per le residue, speranze del caos. Adesso però la partita è stupenda, prova a richiuderla la Aosta, ma Jurmanò manca il controllo.
di guida. C'è Tim, il rilancio in avanti a cercare Guilherme, che non ci arriva, non ci arriva Guilherme. C'è Birocchi Figlio, Birocchi Figlio per Jurmanò, la tiene Birocchi Figlio, trova sulla sua sinistra Lopez Peña, si è buttato dentro Jurmanò, Carvalho Ribeiro, la può chiudere nuovamente Carvalho Ribeiro, aspetta il rimorchio, Birocchi Figlio può scaricare, la Osta giustamente decide di mantenere il possesso del pallone, ha un gol di vantaggio, il cronometro scorre, Birocchi Figlio e Carvalho Ribeiro sfruttano la loro immensa proprietà di palleggio, ma il caos adesso ha alzato il pressing, l'inerzia dell'azione è finita, Birocchi Figlio rischia troppo, Lucas Monteleone. La Osta con Carvalho Ribeiro che rimane in piedi, aveva subito forse anche un fallo, Birocchi Figlio dentro per Lopez Peña, una deviazione, alimenta l'azione Carvalho Ribeiro in porta, strozza la sfera, finisce larga, c'è Tim che fa ripartire l'azione del caos con Pedro fino in fondo, Pedro che partita è in questi ultimi minuti, 1 minuto e 33 alla fine, 93 secondi per le speranze del caos. La Osta ha esaurito il bonus falli, ma ha un uomo in più e può sfruttare questa superiorità. Lo fa con la doppietta di Lopez Peña, ancora servito da Carvalho Ribeiro, 4-2, e forse qui finisce la semifinale. Il caos adesso rinuncia a Tim, occhio perché la partita può essere ancora viva con una chance quasi casuale, ristabilita la parità numerica, c'è Tim allargo su Thiago, dentro c'è Gabriel, la fa passare Mateus, non può arrivare su questa sfera, 1 alla fine. In una partita nella quale è successo di tutto, soprattutto nella ripresa, per le speranze del caos che non ha segnato in superiorità numerica, lo ha fatto in inferiorità numerica. Mateus prova a mettere al centro, non riesce a trovare compagni, 42 i secondi al termine della sfida, con Tim che raccoglie la sfera per uno degli ultimi attacchi del caos, Ferrara con Gabriel che avanza nella metà campo avversaria, sceglie Mateus, ancora Gabriel mette al centro, poi passa a... poi Carvalho Ribeiro, la puntata e la firma d'autore, 19:35, 5-2 Carvalho Ribeiro, quinto gol nelle Final Eight, doppietta oggi dopo la tripletta con il Real Rieti, e adesso sì che il verdetto è praticamente scritto, rientra Charrier, ci proverà il caos, ma non sembrano troppo convinti i volti dei giocatori di Andrej. Pedro, Thiago in porta, deviato, ancora Thiago, insiste Pedro, Tim in porta, 9 secondi alla fine, c'è una deviazione, battuto il corner su Thiago, altra deviazione, ultima chance della gara, Mateus si gira fuori per Pedro, forse all'ultimo tiro, ribattuto sulla sirena, la Osta è la seconda finalista
di questa finale Thunder 21 dopo la casa di sport con Gianco, in una partita bellissima, Mattei del Caos Futsal, una partita piena di ribaltamenti di fronte, decisa dalla grande classe di Carvalho Ribeiro, dalla caparbietà di Lopez Peña e da un grande gruppo che domani al Pala Giovanni Paolo II di Pescara affronterà la Carli Sport Cogianco. Nulla da rimproverare al Caos, che è stato anche sfortunato in diverse circostanze. Ci risentiamo fra poco con l'intervista a bordo campo del nostro Francesco Pum. Francesco Puma con il tecnico Andrej. Velimir Andrej, partita dalle mille emozioni, Caos che esce sconfitto contro la Aosta, Caos che esce comunque a testa alta dalla Final Eight di Coppa. Sì, penso che i ragazzi hanno fatto una buonissima partita contro una squadra comunque che ha un'esperienza e è abituata a giocare questi tipi di partite. Squadra molto cinica, perché non lo so le statistiche, però penso che noi abbiamo fatto la partita, abbiamo tirato tantissime volte in porta, loro hanno sfruttato le loro occasioni, un po' di fortuna, un bravura del portiere loro, e quindi complimenti a loro e basta. Grazie mister, ti ritroveremo domani con la prima squadra al Pala Giovanni Paolo. Sperando che sia un esito diverso. Complimenti ancora per la semifinale, per i quarti di finale di ieri. Andiamo da Rodrigo Rosa, tecnico della Aosta, mentre vi ricordo di trasferirvi poi su un altro canale per l'inizio della Serie Elite, quarti di finale di questa Final Eight di Coppa Italia. Sta arrivando Rodrigo Rosa, il tecnico della Aosta. Rodrigo, complimenti per questa finale, un'altra finale a distanza di pochi mesi, quella era lo scudetto con la Carli Sport Cogianco, si ripete ancora una volta questa partita. Sì, veramente, oggi è stata una bellissima partita, complimenti a Caos che ha fatto una bellissima partita, ma complimenti ai miei ragazzi che hanno giocato davvero molto bene. Spiace per i giocatori che erano diffidati che domani non possono giocare, però questo è successo anche nella seconda finale, che abbiamo perso due giocatori importanti all'inizio partita di là. Domani sarà veramente un'altra partita, lo trovo la Cogianco ancora più forte dell'anno scorso, quindi domani ci proveremo anche a vincere domani, come abbiamo fatto l'altra volta. Grazie mister, complimenti. Grazie, grazie a tutti, ciao. Grazie dunque a Rodrigo Rosa, linea a Peppe Di Giovanni per la chiusura, o se volete posso anche chiudere io, non c'è assolutamente problema. Adesso le quattro squadre pranzeranno al Palasport di Martin Sicuro per il Fair Play Futsal e poi il Road to Pescara al Pala Giovanni Paolo II, dove si giocherà domani la finale Carli Sport Cogianco contro Aosta. È tutto per l'Under 21, mi raccomando, rimanete con noi sul sito divisionecalcio5.it per la Serie A Elite femminile.